Allora, intanto è leggermente in anticipo, ma siccome sappiamo che non dobbiamo abusare del suo tempo perché ha un impegno e lo libereremo prestissimo, c'è già collegato il nostro ospite e allora il tempo di preparare il banner e lo mettiamo in onda subito. Stavamo parlando di Erghin Ataman, voglio dire, credo proprio che sull'argomento ci possa senz'altro dire la sua. Eccolo qui inquadrato, appena riesco con Buonasera, buonasera, buonasera Messina. Buonasera, benvenuto alla 50. ancora. Buonasera. Stavamo parlando di Erghin Ataman perché abbiamo analizzato un po' questo doppio turno. Eravamo arrivati alle squadre turche, allora è finita un po' in una gag perché questa minaccia del free pit di Ataman, che poi lo renderebbe ingestibile, ho detto io per ridere, in realtà, come dire, non credo che si vada troppo lontano dalla realtà perché è un personaggio ovviamente straordinario, l'allenatore dell'Efes, come credo proprio lei sappia bene. Quindi, come dicevo, ci sono 7-8 organizzazioni di altissimo livello, tra cui Milano, che lavorano perché questo non accada. Non so se può essere d'accordo su questo. Ma sì, però loro sono in questo momento la squadra da battere. Alla squadra che avevano hanno aggiunto Will Clyburn, quindi credo che siano decisamente la squadra che diciamo, sulla competizione che dura 8-9 mesi, alla fine saranno quelli che al 99% saranno ancora alla Final Four e con tutte le carte per provare a giocarsela. Poi ci sono tante squadre che vorranno provare, però mi sembra che in questo momento sia insomma, una strada molto lunga per tutti quanti. Esatto, approfitto proprio della strada lunga, visto che l'Eurolega è spesso giustamente avvicinata al discorso sulla maratona. E allora, avendo Ettore Messina, in questo momento, 24 ore fa giocava al Taliercio, come ricordava lui giustamente, la quarta partita in 8 giorni, e quindi come se fossimo un chiosco di ristoro dopo il secondo chilometro della maratona, gli chiedo, è chiaramente stata durissima la settimana, due impegni in trasferta su Sai, campi... ci aggiungo, scusa se interrompo, ci aggiungo anche quella con Berlino che fa 5 in 10. In 10. Quindi, sai, alla fine arrivi, però non è neanche una competizione dove tu puoi dire sì, vabbè, adesso però poi fra 2 mesi, fra 3 mesi, perché poi devi anche vivere il presente e cercare di, in qualche maniera di portare a casa dei risultati. La cosa che mi sembra quest'anno sorprendente è che di solito si poteva vincere in trasferta e si poteva perdere in casa. Mi sembra che questa tendenza è aumentata ulteriormente. Non, veramente il fattore campo salta con una frequenza incredibile. E quindi ne puoi essere interprete positivo o anche interprete negativo, come è capitato a noi in questi ultimi turni. Chissà se è un effetto collaterale del periodo Covid con le arene vuote, poi il ritorno della gente, ma a quel punto i giocatori magari a livello generale si sono desensibilizzati a questo. Sto inventando ovviamente, coach, ma era... No, secondo me è legato a un'altra cosa, è legato al fatto che non ci sono più le squadre russe e un grande numero di giocatori di quelle 3 squadre si sono riversate a rinforzare tutte le squadre. Cioè, se faccio un esempio banale, tu guardi il roster del Panathinaikos dell'anno scorso, del Panathinaikos di quest'anno, non c'è paragone. È come loro tanti altri. Credo che tutte le squadre, adesso non ho a memoria, però credo che c'è un numero veramente elevatissimo di giocatori che sono arrivati da quelle 3 squadre e che ne hanno rinforzato un po' tutti, inclusi noi. Quindi alzamento del Quindi livello sai, medio è più facile in sì, trasferta. no, tu arrivi che è difficile adesso pensare, dire, beh, questa qui, insomma, se tutto va bene, oggi vinciamo, no? Vinciando i 15 perché loro sono e poi hai un maggior numero di giocatori esperti che non gli viene l'ansia in trasferta se vanno sotto di 10. Questo è un dettaglio non secondario. Credo che per almeno 2 o 3 mesi vedremo veramente queste alternanze di risultati un po' apparentemente strani, ma poi legati al fatto che c'è un buon equilibrio tecnico. Poi l'altra cosa che vedo positivamente è che mi sembra che gli arbitri siano
hanno fatto questa esperienza del Covid, loro sì, si sono, diciamo, sono arrivati belli. Se nel Covid non c'era fattore campo, adesso loro probabilmente, forse è una cosa inconscia, o forse li hanno allenati e preparati bene, vanno in campo e anche se ci sono 20.000 persone, quello che vedono fischiano, poi fanno gli errori, perché gli errori ci sono, però c'è in generale un controllo della partita abbastanza deciso, ecco. Non vedi i 2 o 3 errori consecutivi che Sì. magari vanno in una direzione, vedi gente che fischia decisa. Forse loro hanno si portano avanti questa diversa mentalità che hanno probabilmente trovato nell'anno e mezzo, nei 2 anni di competizioni a porte chiuse. Eh sì, in effetti per gli arbitri è molto interessante, ma Quindi, abbiamo una domanda di Marza. Marza. Coach, parliamo di voi, della vostra Olimpia. Sei giocatori nuovi e soprattutto mi sembra che una delle aggiunte più interessanti, più importanti, sia quella di avere una presenza, la possibilità di avere una presenza in post. Il lavoro che state facendo, diversamente rispetto al passato, agli ultimi anni, il lavoro che state facendo è molto improntato a cercare l'equilibrio in questi spazi nuovi, perché ci sono giocatori che magari l'anno scorso avevano degli spazi differenti, oggi invece trovano quella posizione, c'è cioè da dare la palla lì, ci sono situazioni differenti. sì, assolutamente, assolutamente. Quest'anno abbiamo, grazie a Brandon, una presenza maggiore. L'abbiamo avuta già nei playoff di campionato italiano con Nick Melli, che insomma ce la sta assicurando anche lui a livello di Eurolega. Quindi abbiamo certamente da lavorare in quella direzione lì, perché diciamo, trovare i passaggi, trovare il timing giusto. Mescolare l'uso del pick and roll all'uso del post basso e magari alle uscite dai blocchi per un tiratore come Brandon. Quindi insomma sì, ne abbiamo molto da lavorare sicuramente. Buonasera coach, resto ovviamente discorso Olimpia. Tra i nuovi c'era sicuramente la curiosità di vedere all'opera in particolare Pangos e Davis che venivano da una stagione per motivi diversi, comunque particolare per entrambi. E direi che fino adesso la risposta è stata positiva da entrambi, insomma. Te li aspettavi già così pronti sin da subito? Anche Pangos in particolare sembra proprio veramente averla già in mano la squadra e pensi che abbiano dei ancora parecchi margini di crescita all'interno appunto del gruppo. Credo che abbiano molti margini di crescita. Credo che non voglio peccare di ottimismo, però entrambi hanno e devono avere dei margini di miglioramento in generale, nel conoscere i compagni, nel capire quello che vogliamo fare, nel capire come orientare la partita. Sicuramente hanno fatto delle buone cose fino adesso, soprattutto in queste 2 trasferte che abbiamo fatto in Eurolega. Però già ieri, che erano sicuramente affaticati e non sono stati brillantissimi, pur facendo delle buone cose, però a sprazzi, noi ne abbiamo risentito. Quindi trovare la continuità, Brandon ha probabilmente più abitudine, perché anche l'anno scorso ha giocato tantissime partite. Kevin l'anno scorso ha giocato pochissimo perché è stato in panchina a Cleveland. E poi alla fine è venuto via per andare al CSKA, poi non è andato al CSKA, quindi è un giocatore che probabilmente non ha giocato per 6-7 mesi, quindi deve ritrovare il ritmo di gioco, deve ritrovare abitudine ai contatti, per quello sono fiducioso che possono ancora crescere. Coach, io passo al tema allenatori e all'equilibrio che si deve avere per fare questo mestiere. Dopo sole 4 giorni. Allora non sono la persona più adatta a parlare, perché io sono uno squilibrato, quindi Allora, dopo 4 giornate si è letto, ma proprio anche da parte della stampa, di tutto un po' su tutte le squadre. Faccio qualche esempio: Chus Mateo non ha lo status per allenare il Real Madrid. Mumbrú prima di questa settimana non era buono per portare avanti il discorso di Valencia e poi però a fine settimana è diventato un genio perché a momenti ne vince due sul Bosforo. Altri esempi, Obradovic dopo la partita con voi, però Obradovic sorpassato, poi vince di 30 con la Virtus e Obradovic è il più bravo di tutti. Insomma, tutte queste situazioni con Ma giudizio. mi stai riferendo i commenti che
si divertono a scrivere agli articoli o gli articoli che voi scrivete? No, anche articoli che noi scriviamo. Ti stai rivolgendo alla persona sbagliata. No, ma sono anche articoli che noi scriviamo. Io chiedo, ti stai rivolgendo, cioè, se mi stai chiedendo di commentare queste cagate, hai sbagliato persona. No, in realtà è un po' prolisso, coach. La domanda non è ancora arrivata, ascolti. No, la domanda è semplicissima, è come convive un allenatore con questo discorso della stampa, eccetera, eccetera, e quanto è importante l'equilibrio del saper mettere da parte, che ne so, un risultato negativo di 48 ore prima, alla vigilia di una partita importante, 48 ore dopo, soprattutto in un calendario come quello di Eurolega. Allora, io sono fortunato perché ho un grande professionista come Claudio Limardi, che siccome io quando inizia la stagione smetto di leggere i giornali, la pagina sportiva, Claudio mi fa solo sapere se c'è qualcosa di veramente importante che devo sapere. Esempio, un'intervista di Dejan Bodiroga che parla di temi fondamentali di politica, oppure un articolo importante che riguarda i nostri giocatori della nazionale, oppure il giorno che un mio giocatore impazzisce e dichiara ai giornali che il suo allenatore è un demente. Ecco, Claudio mi avvisa quando ci sono quelle due o tre cose che secondo lui è importante che io sappia, anche perché probabilmente mi faranno una domanda, e poi per il resto io non partecipo alla questione. Non è una cosa che ho cominciato a fare tanti anni fa e che ho visto mi aiuta molto, perché voglio dire, poi siamo tutti esseri umani, quindi se io mi mettessi a leggere i social vado fuori di testa. Perché hai voglia a pensare che sono magari 500 persone su una popolazione cestistica di 15.000, però siamo tutti esseri umani, e siccome il social per definizione è per l'80% diciamo critico, per usare una parola gentile, nascondendosi dietro l'anonimato, perché non c'è nessuno che scrive Ettore Messina due punti, credo che Obradovic sia bollito. Non è così, capito? C'è sempre Johnny Chitarra scrive due punti, Obradovic è bollito. Allora non puoi, siccome non puoi ad armi pari combattere questo, rinuncio, non leggo. Sulla questione dell'equilibrio, ognuno si arrangia come può. Ti assicuro che è difficile, perché quando giochi magari una partita, la perdi di un punto, oppure la perdi di 20, perché capita a tutti nel corso di un anno di giocare alcune partite dove non ci sei e vieni spazzato via. L'unica cosa positiva è che dopo pochi giorni o addirittura dopo 48 ore giochi di nuovo, e sei fortunato se hai persone accanto a te che ti riescono a fare superare questo. Non ci credo che esista l'allenatore che volta pagina con classe, con calma, dignità e classe come Frankenstein Junior. Ti ricordi il professore che si infila il coltello nel il bisturi nella coscia e poi parla di calma, dignità e classe? Ecco, noi siamo uguali identici, facciamo finta, però ti assicuro che nessuno perde con calma, dignità e classe. Allora devi sperare di avere dei giocatori maturi, devi sperare di avere persone vicino a te, i tuoi assistenti, il tuo general manager che ti aiutino a mettere le cose in prospettiva, e provi a fare il tuo meglio. I movimenti involontari, no, coach, ha citato un film cult, probabilmente uno dei migliori della storia del cinema, ma quella, la scena iniziale sui movimenti involontari, in cui lui spiega e poi si ficca in quel visto adesso un flash assolutamente incredibile, che ben si adatta peraltro spesso col clima di Eurolega, dove ogni partita conta e quindi non c'è mai, diciamo, un attimo di pausa, quindi o sei pronto o finisci come dire arrosto. Paglia, è una domanda però a livello politico, cioè FIBA Euroleague è il tema, sì. Una domanda che volevi chiedere. Sì, appunto, questione FIBA Euroleague, da un lato la FIBA che comprime la finestra di novembre appunto a solo due giorni di partite, dall'altro l'Eurolega che accetta l'anticipo della partita tra Milano e Virtus per evitare sovrapposizioni, sembra che ci sia un piccolo passettino reciproco uno verso l'altro. Ho sentito una dichiarazione di Jasikevičius la scorsa settimana che ha parlato di una mediazione senza senso finché non ci saranno coinvolti anche i giocatori NBA. Lei che ne pensa invece di questo approccio, insomma, che sta iniziando in qualche modo a vedersi in qualche modo?
Penso che sia molto positivo. Penso che siamo, forse c'è un inizio appunto di comunicazione, la disponibilità, sono stati fatti due gesti che sono molto più importanti di quanto possa sembrare, perché almeno c'è stata la, credo appunto, la disponibilità reciproca. Quindi secondo me è un passo di cui dobbiamo essere contenti e non sminuirlo. Sinceramente dissento da quello che ha detto il mio collega. Penso che sia un primo passo importante. Poi se questo porterà da qualche parte o meno, sinceramente non lo so. Però, insomma, sarebbe stato veramente la cosa secondo me più, non so come spiegare. Sinceramente avremmo veramente fatto dell'autolesionismo a vedere una situazione dove l'allenatore della squadra campione d'Europa e del mondo doveva decidere se allenare la sua squadra di club o la sua nazionale. Ecco, sinceramente Paradossale. mi sembrava una cosa che insomma, da bambini piccoli che si vogliono pestare i piedi uno sull'altro. Ecco, per fortuna, diciamo, c'è stata la disponibilità di tutti quanti e mi sembra che sia una cosa giusta. Poi speriamo di costruirci sopra qualcosa. Coach, dopo le prime parole di Marshall Glickman, sembra sottolineata, se non già avviata, una sorta di transizione da Lega degli allenatori a Lega dei giocatori per l'Eurolega. Ma a tuo parere, l'Eurolega è pronta a una transizione di questo tipo nel breve? Claudio Limardi non mi ha detto nulla su questo, quindi non so se poi una dichiarazione così importante. No? Non, credo che, al di là delle battute, che non bisogna fare delle. Noi non siamo in America dove diamo delle etichette. L'Eurolega è una competizione dove ci sono gli allenatori, dove ci sono i giocatori, dove ognuno si ritaglia il suo spazio, dove c'è un pubblico molto più caldo rispetto, per esempio, agli Stati Uniti, dove la Lega dei giocatori nell'NBA è giustificata da questioni esclusivamente o soprattutto economiche, cioè la visibilità del giocatore crea business, crea soldi, crea sponsorizzazioni, crea interventi, crea diritti televisivi pazzeschi, che ovviamente non sono pagati in funzione del fatto che alleni Popovic o Spoelstra, ma sono pagati in funzione del fatto che giochi LeBron James e non so, Durante. Quindi è questo il motivo per cui è una lega dei giocatori. Va bene? Noi non siamo né una lega dei giocatori né una lega degli allenatori. Siamo una lega equilibrata, una lega dove c'è spazio per tutti e dove, credo, se si ascoltano sia i giocatori che gli allenatori, probabilmente è una cosa molto utile, perché non siamo neanche il college basketball dove gli allenatori sono così importanti perché sono quelli che con la loro personalità e la loro carriera e il loro carisma permettono il recruiting di giocatori che a loro volta fanno poi le fortune dell'università. Quindi ci sono dei motivi, non sono dei motivi legati al fascino dei giocatori o degli allenatori per cui la Lega diventa nell'immaginario americano la Lega degli allenatori, il college, la Lega dei giocatori, l'NBA. Noi non abbiamo questo. Noi non ci sono allenatori che fanno business e non ci sono giocatori che fanno business a livello americano. Quindi noi come Lega dobbiamo continuare a fornire un prodotto in campo che sia di livello come quello che abbiamo adesso. In questo momento l'asset migliore dell'Eurolega è la partita. Tutto quello che c'è intorno non è ancora all'altezza. Lì dobbiamo lavorare e sono sicuro che Glickman lavorerà in quella direzione, senza dare etichette. Io torno all'Olimpia, diciamo, coach. Lei ha voluto nel suo staff prima Pozzecco e ora Boeta, entrambi ex giocatori di alto livello, entrambi anche playmaker, diciamo, quindi anche con un ruolo analogo. Ci parla anche un po' della volontà di avere una figura di questo tipo all'interno del suo staff. Ma l'ho già detto tante volte, è una cosa che ho visto fare in America e mi ha molto colpito perché io poi sono uno che non ha giocato e quindi non ho sicuramente la capacità di avvertire quello che un giocatore prova in spogliatoio prima di una partita o prova, diciamo,
in un momento difficile di una partita. Gianmarco e Peppe, essendo giocatori che hanno fatto la transizione dall'essere giocatore all'essere allenatore, hanno intanto una grande percezione di quello che può provare il giocatore. E poi però hanno anche la capacità di mettere in relazione quello che prova il giocatore con quello che prova l'allenatore e cercare poi di arrivare a prendere a fare delle scelte o comunque a prendere delle posizioni che possano essere utili per tutti quanti. Poi magari chi vede da fuori pensa che molto, molto più banalmente la relazione sia che uno fa il poliziotto buono, Gianmarco e Peppe, e io faccio il poliziotto cattivo. Sinceramente non è così semplicistico. Ecco. Diciamo che però c'è un confronto che personalmente mi ha aiutato molto a migliorare anche la mia età. Coach, parlando di ruoli, vai, Ellie, dimmi. No, no, volevo soltanto, c'era Pierpaolo Avino che ci chiedeva, dopo aver segnalato grande coach, voleva soltanto notizie flash su come sta Gigi D'Atome, che credo. Guarda, Gigi sta benino, nel senso che finalmente ha potuto fare sabato. Gigi ha fatto venerdì, un allenamento con l'Under 19, mentre noi eravamo ancora a Monaco. E poi sabato ha fatto 45 minuti con noi e ieri aveva una limitazione di minuti di 10. È stato fermo praticamente un mese dopo l'Europeo. Mi ricorda quando, sai, noi eravamo, quando io sono andato ad allenare la nazionale della Virtus, il mio presidente, un po' sarcasticamente, Alfredo Cazzola, grande presidente virtusino, disse in conferenza stampa al CONI, disse: stiamo dando loro la patria. Che sembrava un complimento, ma in realtà era una battuta anche un po' così. Noi loro la patria con grande orgoglio l'abbiamo dato molto, perché Niccolò Melli ha giocato 33 minuti di media partita. Gigi D'Atome è tornato, che è stato fermo un mese, e Stefano Tonuta ha giocato anche lui una trentina di minuti a partita per tutta l'estate. Quindi siamo sereni di aver fatto di aver dato un grande sostegno alla nazionale. Detto questo, Gigi, speriamo che aumenti a 12-13 minuti, poi 14, poi 15, ma soprattutto che ritrovi presto il ritmo della partita, che in questo momento ovviamente non ha. Vai Marza. Vado io. Coach, dove ti vedi tra 5 anni? Ovvero, un ruolo alla Pat Riley con un giovane Spoelstra è una ipotesi possibile che hai mai preso in considerazione o sono tutti discorsi prematuri? Guarda, credimi, non riesco ad andare al di là di domani, quindi non sono molto portato a guardare avanti, non ci riesco, quindi non so neanche come andrà la prossima settimana, quindi figurati se penso cosa farò fra 5 anni. Non, scusami, ma No, no. non ho una risposta per questa domanda. Mi sembra perfetta la risposta invece, perché guardare a 5 anni che senso ha? Perché non si dovrebbe godere il momento? Ettore Messina che nel pieno della stagione di Eurolega, che ha mille cose, fa la cosa che gli piace di più, immagino, e penso di poter Assolutamente, dire. Quindi fra assolutamente. 5 anni magari lo ritroviamo a fare il senatore, che ne sai? Cioè, tutto può essere. Ora, per dire, magari entra nel Milan e fa qualcosa col Milan, per esempio. La cosa che Delle partite. Vabbè. avere le partite, esatto, fare cheerleader. Buonasera, coach. Da fuori mi sembra che si parli poco del GM, del vostro GM, Risto Stavropoulos, forse anche perché lui preferisce stare lontano dai riflettori. Può dirci qualcosa in più su di lui? A mio parere, da esterno, il vostro binomio in questo triennio ha funzionato, comunque diciamo sta funzionando, visto che a meraviglia. Ringrazio la persona che ha scritto, perché Christos in effetti è una persona che, se volete contare le interviste che fa, ne farà credo tre in un anno, ma anche quando era all'Olympiakos era sempre così. Christos ha delle grandissime qualità, una l'equilibrio che io non ho, e due è un negoziatore clamoroso. Cioè, io scherzando dico che è come quelli che fa. Come nei film, sai, quando ci sono quelli che sono rinchiusi nella banca con gli Sì, ostaggi, chiamano il eccetera. negoziatore dell'FBI. Bravo, bravo, bravo. Ecco, lui è proprio un negoziatore clamoroso, nel senso che non perde mai le staffe, sa, diciamo, conosce molto bene il mercato, quindi sa il reale valore
dei giocatori, ha ottimi rapporti con gli agenti, è veramente una persona per noi importantissima. Siamo stati fortunati che abbia accettato di venire e mi fa molto piacere lavorare con lui, veramente. È una persona molto a modo, molto che ha a cuore la squadra e veramente, diciamo, non ha necessità di essere in prima fila. Ecco, quindi credo che sia veramente per noi una presenza molto, molto importante. Beh, Teo, mi rivolgo a Teo 2109-2000 che ha fatto la domanda. Mi sembra che la risposta sia più o meno quello che facevi intuire tu, cioè una persona di quelle che non si vedono in prima fila, come diceva il coach, ma che poi sono un po' il segreto dei club, intendo dire. Ma vedi, tornando a quello che dicevamo prima dell'anonimato, no? Delle sigle, eccetera, eccetera, magari questo era la È figlia lui. di Christos che ha scritto a Ferrari. Eccola, e ringrazia però, quindi molto educata. Quindi può essere, può essere. Considerando che abbiamo sia Di Leni che Mitrulong, noi sotto le Sì, sigle, sotto il coach non lo mezzo. sa, ma noi abbiamo. Sì, abbiamo due utenti che sono loro, lo sappiamo perché sono arrivati in un certo momento e poi abbiamo indagato, abbiamo scoperto che sono loro. Quindi ogni tanto ci divertiamo, noi diciamo che sono loro, tutti pensano che stiamo scherzando, ma in realtà sono loro davvero. Ecco, Perfetto. perfetto, sicuro. Paglia, io chiuderei perché il coach tra poco ha un impegno. Grazie. Farei solo l'ultimissima, coach, rapidissima, tanto secondo me risponde in 10 secondi. Quella del Fantabasket, Paglia. Sì, è veramente quasi una battuta. Visto che Danilo Gallinari più volte ha ribadito di voler finire la carriera a Milano, e visto che comunque tra età e infortuni, sicuramente non è che ci sia molto tempo per lui ancora in America. Ne avete mai parlato di un possibile ritorno? Sinceramente no, perché lui adesso ha avuto questa sfortuna enorme di farsi male, ma lui fino a 6 mesi fa era un giocatore che stava firmando un contratto pazzesco per essere una figura importante nei Boston Celtics, quindi magari stiamo parlando di uno sul viale del tramonto. Poi, ecco, mi permetto anche di dire che insomma, speriamo che questa carriera lo porti intanto a recuperarsi molto bene. No? E a giocare magari la prossima stagione nel suo secondo anno di contratto con i Boston Celtics. Poi, se diciamo in salute e voglioso avrà voglia di chiudere la carriera qui, sicuramente credo che la proprietà ascolterà con molta attenzione. Ecco, però la speranza, ecco, nel caso è A, che giochi bene nell'NBA, B, che nel caso sia in grandi condizioni per poter essere un grande giocatore all'Olimpia. Cioè, che credo che sia poi il desiderio di Danilo, che secondo me non tornerà mai all'Olimpia se non fosse in grado di garantire quello che ha appena Penso detto. anch'io, penso anch'io, penso anch'io. Esattamente. Va bene, siamo in fondo. Ricordo venerdì l'impegno dell'Olimpia, continuo a chiamarla Messi, in realtà è a sette Emporio Armani, al Palau contro il Barcellona, per non farsi mancare nulla, la terza trasferta di fila ad alto coefficiente di difficoltà, questo ancora più alto. Facciamo in bocca al lupo a Coach Messina. Magari ci rivediamo un po' Grazie. anche a primavera, quando saremo al 30° chilometro della maratona. Grazie Speriamo. Grazie mille, mille, arrivederci, buona grazie serata. coach. Ciao, Grazie ciao, coach. arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.